Buongiorno a tutti, sono Eugenia Abruzzese, anch'io lavoro presso il gruppo del professore Guarino e della professoressa Spagnola e quindi inizio, voglio andare molto rapidamente per evitare di togliere tempo ai relatori, però diciamo ringraziare ovviamente un filo per la vita, il professore Guarino e Imma per l'invito al convegno e soprattutto diciamo a moderare questa sessione molto interessante dedicata al problema della transizione. Ovviamente la transizione è un problema sentito per tutte le patologie croniche che sortiscono in età pediatrica ed è un momento fondamentale per i medici, per le famiglie e per i pazienti, con il doppio obiettivo che è quello di garantire la presa in carico di un paziente che ha una vita lunghissima passata nella pediatria a quello che è il mondo degli adulti che ha delle enormi differenze, poi vedremo nella gestione e anche nell'assistenza. E dall'altro canto, diciamo, è quello di garantire a questo paziente, bambino, giovane adulto che diventa adulto, di fare un grande passo, quindi accettare il distacco dal mondo pediatrico, diventare un adulto e acquisire una serie di competenze, una serie di che determina un importante aumento dell'autostima. Come diceva il professore, abbiamo avuto esperienza in altre patologie croniche come l'infezione da HIV, però una sfida importante è proprio l'insufficienza intestinale cronica benigna perché parte dalla necessità di un team multidisciplinare. Quindi io non voglio andare oltre perché sono sicura che sarà una sessione molto interessante, molto aperta anche diciamo, degli obiettivi che ancora non esistono. Ci sono dei modelli ovviamente di transizione, ma è tutta diciamo, ancora una ricerca e una scoperta da questo punto di vista, quindi è un onore per me presentare Imma Spagnuolo. Ovviamente non ha bisogno di presentazione, pregherei quindi Imma di iniziare la sua presentazione anche per avere un'idea di quello che è il confronto tra il mondo del bambino e il mondo dell'adulto. Grazie. Allora, io ringrazio ovviamente Eugenia per la presentazione, ma credo che insomma il frutto di tutto questo lavoro che teniamo a presentare, quello che appunto ci ha detto il professor Guarino, è frutto di un gruppo che comunque da anni si interessa e cresce perché, come tutti sappiamo, diciamo, i vari momenti della gestione del paziente con insufficienza intestinale cronica benigna sono molteplici e ovviamente oggi ci possiamo permettere di parlare di transizione e quindi di un momento diciamo che in qualche modo secondo me è la risultanza di un successo che noi pediatri abbiamo ottenuto nel corso degli anni rispetto a una patologia così variegata, così complessa che è certo racchiusa in questa definizione di insufficienza intestinale cronica benigna, ma che ovviamente grazie proprio allo sforzo delle società scientifiche, dei singoli che si sono dedicati a questo tipo di patologia che ha tanti incidenti di percorso che non sono soltanto ovviamente dettati dalla burocrazia, ma sono anche una storia di malattia complessa, no? E di miglioramento della qualità, come ci ha brillantemente, diciamo, raccontato il professore Guarino. E quindi arriviamo oggi a parlare, come lui ci ha detto, di bisogni secondari che sono diventati primari. Quindi tutto quello che significa consentire a questo bambino che è diventato adolescente, giovane adulto, a poter, diciamo, parlare di malattia cronica che va verso l'autogestione. E quindi noi è quello che ci immaginiamo un piccolo bambino che cresce in tutte le sue tappe, che magari passa una fase della sua vita con una dipendenza dalla nutrizione parenterale, ma che deve essere inserito in un futuro in un ambiente di lavoro. La prima domanda che spesso ci fanno i pazienti, perché con Fabrizia Chiatto, grazie all'associazione, abbiamo fatto anche un incontro preliminare con le famiglie. Ed è un po' il timore di capire se esiste un momento in cui la famiglia e i propri figli devono abbandonare il centro pediatrico. Ovviamente non esiste una regola, non esiste una regola, non c'è un'età prestabilita, ma questo è vero per l'insufficienza intestinale cronica benigna, ma è vero per tutte le patologie croniche che possono oggi pensare di passare ad una realtà, dell'età adulta. Certo è quello che, chiede la nutrizione artificiale.
È un passaggio molto importante, che è quello di passare da una cura che è incentrata sull'attenzione della famiglia, come abbiamo sentito, no? Su questo peso assistenziale che grava sulla famiglia. Un papà mi ha detto: dottoressa, il professore parla di mamme, ma è vero, ci sono tanti papà che ovviamente sono coinvolti in questi processi di assistenza. E quindi però c'è una famiglia che molto fortemente guida, segue, ed è coinvolta al 100% nell'assistenza dei propri figli. Tutto questo deve ovviamente, quindi non transita solo un bambino, ma deve transitare una maturità emotiva che è del passaggio delle consegne, diciamo, della famiglia all'età dell'adulto. E quindi ci sono tanti problemi che emergono. Innanzitutto l'acquisizione della consapevolezza della patologia, ma non solo per il ragazzo, anche da parte della famiglia stessa. E quindi fondamentale un supporto psicologico e la gestione del problema ansia. Un altro elemento che mi sembra, diciamo, centrale è quello che noi pediatri in qualche modo racchiudiamo un po' la complessità di una serie di programmi assistenziali. Ovviamente tutto questo è veramente complesso da poter trasferire così, come la regia, il professore Guarino ci dice sempre quando assistiamo un paziente a cui chiediamo tante consulenze, dice: ma la regia di questo paziente chi la fa? Ecco, inizialmente io non capivo lui che cosa volesse dire, ma veramente penso che è l'essenza di un programma assistenziale. E il pediatra che segue questa tipologia di pazienti racchiude questa figura. Quindi noi adesso appunto ci poniamo nella condizione di chiedere di là chi sarà il regista e ce lo chiede la famiglia. Poi ci sono le carte, la burocrazia, cioè tutto quello che abbiamo sentito già fino ad ora da Antonella, diciamo dal professore Guadino. C'è tanta burocrazia perché in questo calderone di patologia, di insufficienza intestinale cronica benigna, solo la Regione Piemonte è riuscita a metterci una cornice, no? A dire qua dentro ci sono patologie diverse, ma che richiedono un certo tipo di trattamento. E quindi è questo che noi oggi chiediamo, perché io credo che questa opportunità di stamattina, di questa mezza mattinata, sia quella proprio di scambiarci non soltanto cultura scientifica, ma di scambiarci i problemi che ci affliggono e che ci rendono ovviamente molto più complesso questo percorso. Questo è un challenge inevitabile, è un challenge per la regione, in particolare noi cerchiamo di dialogare con la regione Campania. Io so che oggi molto, diciamo, e ne siamo veramente contenti, se è riuscito ad essere presente adesso, ci sarà Ugo Trama, che è uno, diciamo, proprio un fulcro che ha iniziato ad ascoltarci, no? Per quello che riguarda questi programmi di nutrizione diciamo, artificiale sul territorio. Ma perché ovviamente è un challenge, perché lo sviluppo, la ricerca stanno andando avanti, ma di pari passo ci deve andare anche tutto quello che è il sistema sanitario, no? Che deve reggere a questo. E quindi è un challenge importante anche per le aziende. Cioè, noi descriviamo dei percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali in cui immaginiamo questo bambino che attraverso una serie di preparazioni arrivi all'età adulta, ma molto spesso questi PDTA restano a giacere nelle nostre scrivanie, perché identificare e far riconoscere alle aziende dei percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, così magari settorializzati, non è una cosa, diciamo, semplice. Magari pensare, che ne so, ai diabetici tipo 2 diventa più semplice, perché ovviamente sono numeri grandi. E qua io ci tengo molto a presentare questo lavoro della società, e, insomma, gestito da Antonella Diamanti, in cui, come vedete, se vedete gli autori di questo lavoro, ci sono proprio i pediatri, ma ci sono anche i colleghi dell'adulto, quindi c'è questo già interscambio, no? Che noi abbiamo provato a fare appunto dal punto di vista scientifico, nell'immaginare e nel così indicare delle posizioni, degli statement precisi per dire ci sono delle indicazioni corrette per immaginare che questo, i pazienti abbiano un percorso dedicato, no? Dall'età pediatrica all'età adulta. E come vedete, ci sono dei tentativi di dare proprio delle idee, cioè,
Se leggiamo nei lavori della letteratura, c'è proprio l'indicazione a capire che ci deve essere una certa, elasticità nel capire qual è il momento giusto, perché ci sono motivazioni importanti che devono essere sviluppate dall'età pediatrica all'età adulta, ci devono essere degli obiettivi condivisi, ma soprattutto ci deve essere una modalità di cura che è simile a quello che il paziente ha ricevuto. Perché è chiaro che un paziente adulto che va in insufficienza intestinale, magari a 30 anni, avrà sicuramente una storia di malattia completamente diversa da quel bambino che dai primi mesi di vita ha dovuto convivere con una patologia come quella dell'insufficienza intestinale. Quindi c'è la descrizione di un timing o di un tentativo di offrire un modello che ha dei tempi che probabilmente devono prevedere una preparazione molto più anticipata all'idea della transizione. Ed è un po' quello che ci hanno detto il professore Guarino e anche Eugenia Bruzzese prima, cioè di modelli simili, per esempio, della transizione del paziente con infezione d'HIV, cioè la preparazione deve essere fatta in tempi, diciamo, lunghi. Ovviamente se ci confrontiamo con l'Europa non è che poi noi ci sentiamo, diciamo, così male, nel senso che anche l'Europa ha provato appunto a creare dei modelli di transizione, ma se andiamo a vedere anche loro riscontrano tutta una serie di problematiche. Non esiste un'età precisa, esiste il rischio di ospedalizzazioni maggiori, c'è cioè un aumentato rischio di sepsi da catetere. I ragazzi e le proprie famiglie hanno dei problemi psicologici importanti, c'è a volte anche una riduzione delle performance accademiche di questi ragazzi e soprattutto spesso è una confusione sull'aspettativa dell'assistenza. Questo è quello che ci dicono gli studi europei, no? E anche loro cercano di dare delle regole, vedete che quello che è fondamentale è che deve essere un processo lento, che non può essere immaginato in maniera drammatica, ma che ci devono essere ovviamente uno scambio tra le varie posizioni dell'età pediatrica e dell'adulto e che cominciano con un dialogo, diciamo, comune, molti anni prima forse di quello che sarà il momento della transizione. E quindi sarebbe opportuno cercare di creare delle cartelle informatizzate, cercare di fare una relazione clinica del paziente, perché la storia clinica di un ragazzo di 20 anni è una storia che è fatta di incidenti, magari di manifestazioni allergiche, di condizioni, diciamo, complesse, specifiche, peculiari, che ovviamente a volte non riescono ad essere racchiuse in un'unica relazione. Quindi magari informatizzare queste informazioni potrebbe essere essenziale per riuscire a fare una corretta transizione. E poi credo che sia veramente indispensabile ricordarci che dovremmo essere affiancati dagli psicologi, perché ognuno di questi pazienti ha una storia sua, una famiglia sua, una realtà sua, una malattia particolare, per cui non si può immaginare che si faccia un passaggio senza avere accanto, diciamo, un dialogo e un supporto psicologico. La letteratura è sempre più interessata al problema della transizione. Come ci ha detto Bruzzese, in realtà diciamo, il tentativo di uniformare i comportamenti è forte. Vedete, in molte patologie di tipo cronico c'è una specie di tentativo di creare un sistema che sia il più idoneo possibile per poter immaginare il passaggio, e quello che va ad essere misurato è proprio la qualità di vita del paziente. Quindi forse una chiave importante di lettura è quella di iniziare ad ascoltare la voce dei bambini e dei loro caregiver. Noi abbiamo provato anni fa con uno strumento che è quello dell'ICF di testare quelle che sono le percezioni delle funzioni corporee, delle strutture corporee e soprattutto quello che i pazienti e le loro famiglie percepivano come limitazioni delle loro attività. E se andate a guardare, la cosa molto affascinante è che in realtà le famiglie e i ragazzi percepiscono, diciamo, dei disagi, ma soprattutto, per esempio, perché magari sono legati al filo,
hanno una pompa perché c'è una disabilità a volte nella difficoltà della cura di se stessi, ma guardate com'è bello il fatto che non esistono, non percepiscono alcuna difficoltà nella vita sociale. E quello che più ci ha colpito è che anche per quanto riguarda le barriere, vedete come vengono percepite come barriere le politiche sanitarie. Cioè, ovviamente trovare tanti ostacoli burocratici, come ci ha detto il professore Guarino, è sicuramente l'handicap maggiore che le famiglie percepiscono. Un altro messaggio che il professore Guarino ci ha in qualche modo elicitato è quello di ascoltare. Quindi io ho scritto le voci di dentro perché attraverso questo modello della transizione abbiamo iniziato ad ascoltare una cosa che mi ha molto colpito. La narrazione di per sé è un metodo di ascolto del paziente, della propria famiglia, però io credo che se voi guardate un attimo questa immagine grafica che vi ho riportato, quello che particolarmente mi ha colpito è il fatto che noi non riusciamo a dialogare nella stessa lingua. Cioè la differenza tra il sickness, cioè quello che è percepito di una società, di una malattia, e l'illness, cioè il dover convivere con una condizione di malattia e di alterazione dell'equilibrio, è profondamente diverso da quello che il medico, l'infermiere, il sanitario percepisce del disease, cioè quello che noi pensiamo della malattia. Allora forse la chiave di lettura per capire quando è il momento di transitare è anche attraverso un processo come questo, anche perché una delle maggiori difficoltà che io percepisco e dei luoghi comuni che si fanno, che tutti immaginano che un paziente di nutrizione artificiale sia un soggetto allettato, fortemente malato, dipendente appunto dall'ospedalizzazione. Non è vero, togliamo via questi diciamo luoghi comuni e guardiamo, questi sono nostri due ragazzi che devono transitare. Questi sono i ragazzi che devono transitare, ragazzi sani che conducono una vita, diciamo, regolare e che vogliono ovviamente trovare un ambiente confortevole e sicuro, così come hanno fatto negli anni, diciamo, in cui sono cresciuti. E qui ovviamente quel passaggio che insomma forse a volte noi genitori diciamo ricordiamo quando abbiamo lasciato il figlio a scuola, ovviamente si deve fare questo passaggio obbligatorio, è doloroso e complesso, ma è un modo per farli crescere. E credo che questo passaggio sia veramente essenziale per la crescita totale di questi pazienti. Quello che Eugenia Abruzzese a volte dice, che diciamo mi piace molto, è che l'idea che camminare insieme, no, in questo percorso è una cosa diciamo importante, perché effettivamente noi pediatri abbiamo una gestione molto diciamo di accudimento, mentre il passaggio dell'adulto, e noi l'abbiamo potuto constatare nel paziente con HIV, ma non solo, anche quando ci siamo confrontati con i nostri colleghi dell'adulto che fanno nutrizione artificiale, loro hanno una capacità di ovviamente semplificare a volte i programmi di nutrizione, cosa che noi pediatri diciamo restiamo appunto legati un po' alle nostre consuetudini. Ovviamente questo sforzo di unificare, come ci ha accennato il professore, è stato fatto con questo primo master, che è stato anche un po' lo spunto attraverso il quale il Filo per la Vita quest'anno ci aveva chiesto di essere tutti presenti a Napoli. Io, diciamo, devo dire la verità, se non fosse stato per la caparbietà, che caratterizza il professore Guarino, mi sarei un po' avvilita, perché la burocrazia anche degli atenei, diciamo, non è semplice. Io, non ho riportato qua diciamo quello che ci è capitato per poter attivare soltanto il master, perché insomma ovviamente le lentezze burocratiche sono sempre un impedimento. Però io ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno partecipato anche al consiglio scientifico del master, che aveva l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sull'insufficienza intestinale e sui problemi ad esso correlati, ma soprattutto di creare, disegnare delle figure professionali che anche se non appartenessero a centri di riferimento, però potessero creare una rete, un network, proprio per garantire alle famiglie
una qualità di vita migliore nei loro centri di appartenenza, cercando poi di arrivare a quello che è un modello di assistenza a domicilio, però sentendosi legati ai centri di riferimento. Il programma ovviamente prevedeva tutta una serie di argomenti che partivano da ovviamente una definizione di base a ovviamente passare a tutte quelle che sono poi anche i corollari, no, dell'insufficienza intestinale, tutte le forme di nutrizione, ma anche tutto quello che c'è di nuovo sugli allungamenti intestinali, sull'ovviamente l'idea del trapianto, come ci ha detto il professore, la gestione di tutte le complicanze ad esso associate. E era cominciata molto bene, penso che molti di voi se lo ricorderanno, eravamo tutti in aula, avevamo un calendario fitto, diciamo, di impegni e vedete, molti di voi poi delle famiglie ci hanno onorato della loro presenza, le associazioni sono state presenti, purtroppo è finita, diciamo, in questo modo e abbiamo dovuto discutere le tesi per via telematica. Lo sforzo è stato, diciamo, imponente, però credo che il lavoro è stato importante. Tutte le tesi di master condotte appunto da questi, diciamo, colleghe che mi auguro riusciranno a mantenere l'idea di questa rete, di questo network che è stato fatto fondamentalmente per il Sud Italia, ma non erano tutti colleghi soltanto del Sud Italia, aveva appunto l'obiettivo proprio di sviluppare competenze in merito a questo tipo di problematica, ma soprattutto anche di cercare di creare quella rete da condividere anche proprio con le associazioni e nei modelli assistenziali. E quindi, come diceva il professore, l'idea è quella di poter creare questo network italiano anche, diciamo, non soltanto della parte scientifica che in qualche modo noi facciamo, diciamo, in maniera, secondo me, costante nelle società scientifiche, cioè in quella italiana della SIGEP, ma anche quella europea dell'ESPGHAN e non solo, ma creare proprio un network di assistenza e quindi di continuità di miglioramento della qualità di vita. Vorrei ringraziarvi veramente tutti. Ho cercato e spero di non aver dimenticato, diciamo, nessuno di tutti i colleghi che ha partecipato a questo master in qualità di docente. Ci tengo molto perché è stato uno sforzo, diciamo, complicato cercare di far così coincidere i vostri impegni e questa nuova tecnica. Molti di voi hanno avuto anche la fortuna di venire, diciamo, qua a Napoli, quindi di essere vicini e io, permettetemi di dedicare una parte anche a Lucia Folino, che è la segretaria del professore Guanino, senza la quale veramente credo che la maggior parte di questa organizzazione non sarebbe stata possibile. E poi un grazie ovviamente a tutti coloro che hanno collaborato e anche alla Nutricia che ci ha dato una mano perché è stato fatto un bando per ovviamente chi presentava i titoli per essere ammesso al master e quindi c'è stato anche un supporto di Nutricia. Voglio chiudere questa mia chiacchierata con questo progetto di cui vi accennava il professore, in cui io devo ringraziare non solo Fabrizia e Daniela Mambretti, che ovviamente hanno contribuito a diciamo, credere in questo progetto di questa app che il professore Guadino diciamo, a cui tiene molto il professore, ma vorrei ringraziare tutto il personale nostro infermieristico perché in questi anni veramente ci ha aiutato a crescere moltissimo in qualità di assistenza e in competenza e questi colleghi che abbiamo conosciuto, vedrete, diciamo, non molto tempo fa, che sono degli ingegneri, insomma, sono figure che sono fuori dalla sanità, e quindi io ringrazio il professore Sansone, la professoressa Corazza, il dottore Tagliaferri, il dottore Benedetto e la dottoressa Papa, perché ci hanno ascoltato, ecco, ci hanno ascoltato perché hanno compreso quali erano le nostre idee e le motivazioni che avevamo di credere in questo progetto. Devo dire la verità, questo prototipo che vi presento in pochissime slide ci è stato gentilmente offerto da questi colleghi, ma noi speriamo ovviamente di poter proseguire in questo progetto e farlo diventare un progetto che venga, diciamo, condiviso da tutti gli attori di questa, che si interessano all'insufficienza intestinale. L'hanno chiamato Moira. Moira è una parca che tira le fila e quindi questo filo digitale che unisce i pazienti e i professionisti sanitari.
Perché utilizzarlo? Perché ci consentirà di avere del materiale informativo che sarà sempre disponibile, perché l'obiettivo è quello di uniformare, diciamo, tutti i nostri comportamenti, perché un paziente che viene anche da fuori regione per motivi assistenziali deve sentire una voce univoca, deve essere un supporto forte alle famiglie e ovviamente al paziente, e deve cercare ovviamente di ridurre quello che è il rischio di tutte le complicanze più comunemente presenti a volte in pazienti che hanno questa tipologia di problematiche. Quindi sarà una formazione e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque sia il paziente. È un'assistenza di tipo digitale, vedete, semplicemente verrà diciamo scaricato questo programma sul cellulare dei pazienti che sono portatori di un catetere venoso centrale dipendenti dalla parenterale. Ovviamente questo è solo per così focalizzare l'attenzione al fatto che tutti i tipi di catetere, no, espongono a maggiori rischi di infezioni locali sistemiche. Questo noi lo vediamo non solo per i pazienti che vivono in parenterale, ma a volte anche i bambini oncologici o magari gli epatotrapiantati che arrivano da altri centri. Certamente saper gestire correttamente un catetere venoso centrale è un punto di forza. Sarà un sistema molto semplice, molto veloce. Vedete, inseriremo i dati, almeno un'anagrafica breve, verrà ovviamente offerto l'accesso a questo sistema attraverso un codice che verrà direttamente diciamo generato dal sistema stesso e quello che ci preme dire è che vedete come parte questa diciamo questo video, cioè Moira sarà una fonte affidabile di informazioni, nel senso che noi stiamo selezionando del materiale che deve essere messo a disposizione del paziente sia durante il ricovero ma anche quando torna a casa, in modo tale che il tutorial sarà disponibile e il paziente potrà andare a rivedere quelle parti che gli sono meno chiare, che si ricorda meno, quindi magari la medicazione del catetere o se ha dei dubbi. Il nostro obiettivo è anche quello di rendere una messaggistica unica, perché come diceva il professore, noi utilizziamo dei sistemi in chat che vengono fatti per pazienti, ma purtroppo a volte il paziente utilizza vari nostri recapiti telefonici, quindi magari contatta un'infermiera piuttosto che ne contatta un'altra, piuttosto che contatta me, e quindi a volte i messaggi potrebbero essere tra di loro confondenti. Questo sistema garantirà la presenza di una messaggistica diciamo uniforme per paziente, in cui anche chi prende diciamo, la chiamata il giorno successivo saprà esattamente quali sono stati i problemi, le conversazioni e quali sono state le risposte di risoluzione al problema. L'obiettivo è molto più ampio perché noi speriamo di poter fare anche un telemonitoraggio ed eventualmente una televisita, ma questo ovviamente è un progetto in fieri. E vi faccio vedere soltanto che vedete che soltanto a luglio del 2020 siamo riusciti a incontrare questo gruppo di professionisti che ci ha ascoltato con molta attenzione e ha iniziato ovviamente a comprendere le nostre esigenze, perché ovviamente erano molto lontani, no, dalla realtà del bambino che dipende da un catetere venoso centrale e da una nutrizione parenterale e diciamo c'è stato questo primo prototipo che ci hanno offerto, noi ci auguriamo, ci siamo dati degli step perché appunto a marzo dovrebbe iniziare questo primo studio pilota fatto appunto presso il nostro diciamo reparto e ovviamente ci auguriamo che finalmente siamo un po' fuori da questa emergenza perché ovviamente tutto questo ha complicato in maniera importante tempistica e anche attivazioni di questi sistemi e poi ovviamente immaginiamo di poter dare nel 2021 un feedback insomma e poi l'industrializzazione di questo prodotto. E quindi ovviamente siamo alla ricerca anche di chi è interessato a questo tipo di progetto. Qui ovviamente ci sono i contatti dei responsabili di questo tipo di progettualità e niente, io diciamo con questo vi saluto e vi ringrazio moltissimo diciamo per l'attenzione. Allora, ringrazio moltissimo Imma per la presentazione,
chiara, esaustiva, per quanto possa essere esaustivo, diciamo, la problematica della transizione, del bambino al mondo dell'adulto. E se non ci sono domande specifiche adesso per la professoressa Spagnolo, passo la parola al professore Campanozzi perché proseguirà la sezione.